Migliaia di teramani si sono ritrovati in processione dietro la statua della Madonna delle Grazie nel giorno in cui viene celebrata la patrona della città. La bellissima scultura lignea raffigurante la Madonna col bambino, fresca di restauro, ha sfilato per le vie del centro storico, eccezionalmente dopo 30 anni, preceduta dalla banda. In ossequio alla tradizione, all'ingresso di Teramo, a Porta Reale, il sindaco Gianguido D'Alberto ha offerto alla Vergine il cero e la chiave simbolica della città, per poi procedere verso la cattedrale dove il vescovo Monsignor Lorenzo Leuzzi ha incoronato di nuovo la statua della Madonna, rivivendo così l'evento del 1933. La statua, posta entro la nicchia marmorea dell'altare maggiore del santuario, è da secoli al centro della devozione dei teramani. La comunità francescana ha recentemente deciso di sottoporre la scultura al monitoraggio dello stato di conservazione e al risanamento delle alterazioni derivate dal tempo. Al termine della celebrazione in cattedrale, la Vergine ha fatto rientro nella chiesa di Porta Madonna ed è iniziata la nota festa del 2 luglio, con giostre, bancarelle, fuochi di artificio finali. Un'iniziativa che viene portata avanti, con sempre maggiore difficoltà, dall'Associazione Culturale Teramo Nostra. Quest'anno purtroppo abbiamo avuto tante difficoltà per questioni burocratiche, le abbiamo superate, però comincia a diventare troppo difficile perché i burocrati non possono bloccare l'economia anche di una città, perché questa è una festa religiosa ma dà anche tanto lavoro a tante famiglie e questo è inaccettabile dai burocrati che hanno lo stipendio garantito bloccare la città. La narrazione popolare attribuisce alla statua della Madonna delle Grazie tanti eventi miracolosi avvenuti all'indomani della sua realizzazione. Il carro sul quale viaggiava, per esempio, cadde in un dirupo e un intervento divino mise in salvo la statua, persone e animali che la trasportavano. Alla Madonna delle Grazie è anche attribuito il salvataggio di Teramo dall'assedio degli Acquaviva nel 1521.